Così almeno. Eh no, si sta ripresentando un po' di draft. Un po' di drift. Draft, drift. Però niente di insormontabile, forse, dai. Vediamo. Se rispetto a quello di prima già è molto meglio, però forse devo andare più in profondità nella pulizia. È il nome, cioè proprio la scritta che ha sulla maglia, che vuol dire tipo enorme, una roba del genere. Oh, minerale di ferro? Bella. E che a me in realtà mi serviva un altro materiale. Appena abbiamo finito qui non ci sarà altro che sabbia. Vero? Dalla prossima città ci dirigeremo a Impersqualus. E ora nel deserto. Calma amica, non viaggeremo a piedi. Come non viaggeremo? Ci sono le cavalcature? O rovinerei tutto il divertimento. Ci sono le cavalcature? Ma che mi stai dicendo? Cavalchiamo sti lucertoloni? Ti prego, dimmi di sì. Ci sono anche delle incisioni, tra l'altro. Space Battle was here. Cosa credi che significhi? Space Battle was... Oh, lì c'è qualcosa da prendere, però. Oddio, che cos'è questo? Disco volume lontano? Ma che oggetto è? Disco volante lontano. Ah, disco volante. Pensavo volume. Invece disco volante lontano. Ah, può essere che una delle... Oddio, vuoi vedere che una delle... Dabavin. Ecco lì. Madonna, ma chi è quella figa? Quella figa incredibile. Madonna, l'armatura pazzesca quella. Dabavin. Che bello però sto cazzo di gioco. Madonna, mi sta... Ogni volta è incredibile. Va bene, adesso... Dirigiamoci al porto nella parte est della città. Un momento, la città ha un porto? Hai sentito bene. Certo che quest'uomo ha uno strano senso dell'umorismo. E no, non vedi che ci sono le barche? Soft TM17 ha contribuito con 30 euro. Guardala. Senti come spara. Salve, salve, salve. Ovviamente sparando a salve. Vabbè, comunque scuola la faccia di uno che fa cilecca, eh. Cioè, proprio si vede facile. Ha proprio quella faccia proprio che fa cilecca. E non lo sto dicendo perché Giovanni somiglia a scuola. Oh no, giochiamo con i Beigoma? Vabbè, ma tu ce li avrai fortissimi. Ah no, invece no. Oddio, non ce li hai fortissimi. Allora, questo è D e C, però io se metto questo, vedi, C e C, questo siamo pari. Poi con questo ti metto questo, D e D. E poi con questo... Oddio, questo mi sa che lo possiamo battere, però, eh. Mi ha battuto di un pelo, tra l'altro. Va bene. Allora, appena prendo poi i Beyblade più potenti vi spacco il culo a tutti, bastardi. Ma poi gli squali che guardano in alto, guardali. Ci sono tutti che... Madonna, ma non si stancano? Tutti che guardano in aria. Va, va. Iero. E ho sbagliato pure all'inizio. Cioè, capite la cosa strana? Cioè, ho sbagliato a lanciare il Beyblade e ho vinto lo stesso. Cioè, allucinante. Quello è un personaggio. Ma chi c'è? No, squalo ceppo. Tu chi sei? Gestore del negozio? Ah! Oddio, ma non c'era l'insegna del negozio, però.
Mantello d'acciaio. Vestiti bianchi. Dio, questo non è male. Però vediamo se ho qualcosa di meglio. Allora, questi sì, acquistali e li dai a lui. Che in difesa fa cagare. Oddio, ma in realtà tutti quanti ci guadagnate qua in difesa. Quindi tanto vale, facciamo così. Niente, questi non mi servono un cazzo, ok. Tu invece, come ti devo reclutare? Fai un passo avanti, valuta i tuoi bene. Ah, tu sei l'estimatrice? Posso convincerti a entrarti nella squadra, a farti entrare nella squadra? Vediamo che vuole. È un po' improvviso, ma... facciamo così. Un orologio da taschino perlato! Io ce l'ho l'orologio da taschino perlato, Suka! Non ci credo che già ce l'ho. Oh, l'unico oggetto che ho trovato nel gioco da far valutare ed era l'orologio che voleva lei. Unisciti a noi, che culo! Perfetto. Sono Rodi, come puoi vedere do valore alle cose. Per portarmi qualsiasi cosa le assegnerò un valore. Amo particolarmente gli orologi. Incredibile. Che tra l'altro non mi ricordo manco dove l'ho droppato. Ah, è un maschio tra l'altro. Mi sembrava una femminuccia. E niente, trappino inside questo. Mi sembrava una femminuccia. Invece Rodi e poi... E va bene. Anche oggi veniamo truffati oggi. Mi sembrava palesemente un trappino. Cioè, nel senso... Oddio. Il primo personaggio dentro la locanda? Brunella. Aiutarti? Se si tratta di un lavoro, sappi che non accetto offerte a ribasso. Che vogliono combattere la nostra compagni? La qualità costa. Diciamo che il mio prezzo è di 100.000 baka? E ti regalo pure un sorriso. Questa sì, questa è femmina. È troppo. Ah, quindi veramente le devo dare 100k? Minchia. Vabbè, in realtà 100k... Veramente 100k le devo portare. Allora, non sono tantissimi 100k in realtà. Minchia, mi sta sembrando un po' soft questa. Che vuole i soldi, così, 100k. Oddio, 100k in realtà non sono troppi. Perché io ho diversa roba che posso vendere che in realtà mi faccia guadagnare, però... Però vabbè, aspetterò. Tanto dovrò comunque farmare prima o poi, quindi... Quindi va bene. Anzi, iniziamo a farmare già da ora. Ah, giusto, tu 10, ok. Ok, è il mio accento, giustamente. È vero, è colpa mia e di mia sorella. Vabbè, tu giustamente 10k. Però 10k sono pochini. Eccolo, simbolo del guadagno. E diamolo a qualcuno. Diamolo a lei, che tanto sono sicuro che lei resterà fissa nel party, perché è waifu ed è anche forte, quindi. Però è vero, non ci avevo pensato a questa cosa. Se solo mostrassi i piedini. Ah, cosa? Se solo si mostrassero i piedini. Allora, qui non c'è un cazzo. C'è quella là sopra che ha un'armatura che mi piace un casino. Oddio, ma è Laguna Rock quello. Cosa c'è laggiù? Ma è Laguna Rock, palesemente. Faremmo salpare quella cosa?
Quello, amico mio, è uno squaliscafo, un'imbarcazione degli squali in grado di attraversare il deserto. È così che viaggiano da e per la capitale. Wow, il mondo è davvero pieno di meraviglie, eh? Inizio a capire perché Lin si rifiuta a star ferma in un posto. Lin sarebbe sua sorella, ovviamente. Oddio, ma là ci sono due personaggi, ma fatemi ci parlare. Ehi là, Scarlet, ho un passeggero per te, è diretto a Imper Squalus. Ah, intendi quel 16-8? Personaggio tra l'altro questo. Mi chiamo Nova. Sei fortunato, 16-8. La mia Eurof è l'imbarcazione più veloce sulle dune. Palesemente Laguna Rock comunque. Quindi è una nave che viaggia sulla sabbia? Arr, cos'altro potrebbe essere? Noi squali siamo creature del deserto e gli squali scafi sono i simboli della nostra gloria. Scivoliamo attraverso le sabbie più veloci del vento. Ok. Gliel'ho già spiegato, non ci sono guerrieri più orgogliosi di voi squali. Arr, voi umani del deserto vivete per la lealtà e noi viviamo per la gloria. Sei pronto a salpare per Imper Squalus? No, diamo prima un'occhiata in città. Torna quando sarai pronto, ti farò raggiungere la capitale in un battibaleno. Ma non glielo posso dire nel frattempo di essere reclutata? No, vero? Lei sì, però. Madonna, lei sembra fighissima. Reina. Sì, vuoi qualcosa? Dei nuovi compagni? Se ti interessa è buon gusto, ma spero che non mi abbia preso per una credulona. Sono un cavaliere oscuro. Oddio. Tra l'altro ha gli occhi diversi, ha l'eterocromia. Un occhio verde e un occhio rosso. Mi sono innamorato. Questo scudo mangia l'offensiva nemica a colazione. Ti faccio una proposta. Se riesci a ferirmi riconoscerò la tua forza. Allora e solo allora avrai l'onore di avere Reina al tuo servizio. Oddio, devo batterla in duello? Reina? Proprio così, tesoro, l'unica impareggiabile, diffida delle imitazioni. Ora, iniziamo, no? Perché ti guardo e penso, ecco un tipo tosto che non potrà mai battermi, ma voglio concedergli un tentativo. Provaci pure. Colpiscimi più forte che puoi, sono più robusto di quanto pensi. Hit me more! Fammi sentire qualcosa, se ci riesci, sarò a tua disposizione. Ok. Ok, l'hai voluto tu. Sì, te l'ho chiesto io. La domanda è, sei all'altezza? Finché ora mi sciotta con un colpo. Oddio, proprio oddio, ma siamo con tutto il party addirittura? Ah, forse le devo spezzare lo scudo però. Però se le devo spezzare lo scudo mi serve uno con la terra, cacchio. Madonna, sono addirittura con tutto il party. I danni glieli faccio, però ovviamente non sono un granché. Vediamo questo quanto gli faccio. Perché se ne devo spezzare la difesa, devo prendere uno con una terra. Mi serve la runa terra. Perché sì. Ah, vabbè, no, minchia, già è a metà. Ah, va bene, dai, non è troppo pesante. Con due attacchi ci riesco a buttarla giù la difesa. E vabbè, effettivamente è D. Quindi non è tanto alta. Quindi il prossimo turno probabilmente la posso buttare giù. Che 97 con tutto. Oddio, ce l'ho fatta? O forse non, no. Devo farlo entro 8 turni? Non male, non male. Ma mi hai scosso nel profondo? Certo che no. Ok. Vedi, 8 turni per poterlo fare. E allora mi serve qualcuno con la runa terra. Dobbiamo andare a cambiare il party alla locanda.
Oh, a me quello mi è sembrato palesemente proprio il Laguna Rock, tutto rosso, visto in quel modo. Vabbè, ovviamente una versione, diciamo, un po' più cheap. Però ci sta. Personaggi con i piedini. Oddio, no, personaggi con i piedini non ne ho viste in realtà. Allora, io dovrei portarmi qualcuno con la runa terra. Leon, a me in realtà dispiace tanto dirti che sei un po' una pippa. No, non è vero. Devo pomparlo un po' a Leon, però secondo me ha potenziale. Il fatto è che però lui non attacca con le magie. Cioè, lui è forte magicamente, ma non attacca con le magie. Quindi è un po' un peccato. È davvero un peccato. A differenza, per esempio, di lei, che attacca con la magia ed è forte con la magia. Ecco, lei per esempio pure... Ah no, eppure lei attacca fisicamente ed è forte fisicamente. Ed è forte anche con abilità. Quindi in realtà, oddio. Allora, io con la runa terra dovrei avere... Coso? Dove sei? Qua. Oh. Tu sei con la runa terra. Ti metto in seconda fila. Ok. E dovremmo riuscire a buttarle giù la difesa con questo. Allora, se lei intende il break dello scudo, lo faccio easy adesso. Se lei intende invece fare tot danni entro tot turni, devo inventarmi qualcosa. Però una volta che le spezzo la difesa, non credo di avere grosse difficoltà. Ah, minchia, c'è l'altra sfida di cucina pure. E tocca fare la sfida di cucina. Mi dispiace, però tocca fare la sfida di cucina. Salviamo, ovviamente. Ho ricette da consegnare, sì, che ne ho presa una. Ecco qua, un oggetto aggiunto al menù. Via. Food Wars. Eila? Salve, le do il benvenuto. Posso prendere il suo ordine? Oh, io non sono un cliente, sono un assassino. Ah, detto così, tra l'altro, con una tranquillità. Mi prendi in giro? Cosa ci fa una persona come te con il sindacato del drago oscuro? Non avevo scelta. Hanno preso mio fratello. Per questo devo vincere a qualunque costo. Negli spregevoli codardi. Se mi sfido un duello di cucina non potrò andarci piano con te, lo sai, vero? Capisco, è la legge del mondo culinario. Sono Dina, maestra della cucina occidentale, e ti sfido, accetti? Non mi piace neanche un po', ma sì, credo di sì. Grazie, non è nulla di personale, ma non posso salvare mio fratello se non rompo qualche uovo. A cominciare dalle tue. Questo lo dici tu? Preparati a gustarti una cucina da leccarsi i baffi. Let's go. Il problema... Allora, ecco, l'attesa è terribile. Oddio, c'è Sign come giuria, dai, lui mi deve far vincere. La giuria di oggi. Non smetto di lavorare finché non ottiene ciò che vuole. Almeno riposa oggi mentre mangia un po' di bollito. Quindi lui vuole il bollito. Gli piace il bollito. Sign è qui per rappresentare l'aristocrazia imperiale. Sicuramente potremmo contare su di lui. Il suo cibo preferito a quanto pare sono le uova in camicia. Ce l'ho la ricetta delle uova in camicia. Abbiamo un personaggio inaspettato come giudice. Zabbi è un dito nel culo. Che voce alta e in salute. Mi emoziona sentirti. Ecco qua, ok. Quindi in salute. Conosciamo lo chef. Ok. Abbiamo già un punteggio pieno assicurato, eh. Con le uova in camicia siamo a posto. Allora, uova in camicia come dessert. Poi facciamo omelette come primo piatto. Così prendiamo i punti sia dell'uovo in camicia che dell'omelette, che sicuramente andrà bene. E poi come dolce... I dolci sono più buoni quando siamo stanchi. Un piatto irresistibile per chi adora il latte. Ecco, dei segni di stanchezza. No, però stanchezza non c'entra. Oddio. Oh, sono un po'... Sono indeciso sul dessert. Se sapete perché vi dico,
Facciamo un bel semifreddo alla frutta, dai, bello pieno così, così li intuppiamo come ci sta. Bello così. Ciao Obi. Vediamo se il mio amico mi fa vincere. Mica se non mi fa vincere. Veramente. Che poi qua dovrebbe essere tutto. Cioè, dovrebbero praticamente farmi vincere, no? E invece sono bastardi. Sono bastardi nell'animo che non mi fanno vincere. Allora, con l'uovo in camicia prendiamo 5 da Sain, che è punteggio assicurato perché mi fa il cuoricino, perché è il suo piatto preferito. L'omelette dovrebbe giocare bene. E quindi su due piatti su tre ce li ho a favore. Il dessert è un po' un'incognita in realtà. Allora, lei comincia con omelette. Vediamo l'omelette come viene apprezzato. Se viene apprezzato. Ecco, vedi, viene apprezzato da tutti. Perfetto. Ho mangiato di peggio. 4-3-3-3. Ok, quindi questo lo prenderemo come punteggio dopo. Oh, uovo in camicia. Quindi Sign mi dà 5. Sicuro. Gli altri bisogna vedere. Minchia, agli altri non è piaciuto. Invece a Paul è piaciuto. Splendido. Quindi 5-5-2-2. Ok. Ok, ok. Potof. Io invece qua ho l'omelette, quindi ho un buon punto. Minchia, è il piatto preferito. Ah, certo, perché è bollito questo. Minchia. Minchia, un'altra mazzata ho preso. E porca troia. Ok, omelette che va bene. Piace a tutti. Minchia, l'omelette è incredibile comunque. Ok, 4-3-3-3. Ora il dolce. Ci giochiamo tutto sul dolce. Minchia, il creme caramel però è figo come dolce, eh. Ah, non è piaciuto a nessuno però. Attenzione. Disgustoso. What? Ah, però dai, minchia, 2-1-0-1. Dai, guardate che bel, guarda che bel semifreddo di frutta che vi ho fatto. Mangiate e godetene tutti. Su. Ecco. Non mi sa che non fa per me. Eccola. Minchia. E niente, mi sa che abbiamo perso, eh. Con quel bollito lì abbiamo perso. Ho vinto di un punto invece. Incredibile. Che sfida. Dai, papam. I tuoi piatti sono così piacevoli. Vorrei saper cucinare così. Non è troppo tardi per tornare alla luce. Lo pensi davvero? E allora forse... Oh. Oddio, personaggio. Ho sentito abbastanza sciocchezze. Chi diavolo sei tu? Questo non ti riguarda. Dina, nonostante il tuo fallimento, continua a esserci utile. Ma questi sono tutti personaggi reclutabili? Non mi importa di tuo fratello. Tornerò immediatamente dal sindacato. Questo è un ordine. Sì, signora. Sei un mostro. Di ciò che vuoi, non cambia nulla. Faremo di tutto per arrivare a dominare il mondo. Mi sa che sfidandoli poi questi li recluterò tutti in una volta. Ricetta del panino caldo? Come del panino caldo? Scusa, ma dammi il bollito. Che cazzo è il panino caldo? Ero convinto di ricevere il bollito qua, non il panino questo qua. Ci sono rimasto male in realtà, Ci sono rimasto malissimo. Beh sì, un po' di culo è vero, un punto così è stato un po' a culo. Allora, vediamo se posso costruire intanto qualcos'altro, perché in realtà mi sa che ora... Ara! Possiamo costruire qualcos'altro, perché abbiamo, ecco qua, l'orologiaio. Ok, quindi nuova struttura per noi. Nella zona commerciale ovviamente, quindi nel padiglione commerciale adesso c'è anche l'estimatore. Popolazione più 10. Arigato. Ok, e qui lo possiamo potenziare subito.
abbiamo risorse in abbondanza, quindi sfruttiamole. Anche perché ora appena aumenterò il livello del castello sarà un casino. Perché sarà un casino. Allora, il migliorabile l'ho migliorato tutto per ora. Sì. Qua per ora il migliorabile l'ho migliorato tutto. Quindi appena livellerò il castello, che mi serve sto smalto eccellente che non so dove minchia sia per ora, però lo troveremo prima o poi. Ok, possiamo ritornare in città. Facciamo il castello livello 3 e poi col castello livello 3 si vola. Ci saranno una roba inimmaginabile di cose da potenziare, quindi spenderò un botto di risorse poi. Va bene, allora a te per ora non ti posso buttare giù, quindi va bene, andiamo. Peccato però. Sei pronto per salpare? Sì, siamo pronti. Peccato, mi sarebbe piaciuto prendere quella lì. Ma la prenderò a breve, appena faccio il setup come Dio comanda. La buttiamo giù easy proprio. Che ne pensi della mia Euroth ora? Che somiglia alla Laguna Rock? Non riesco a crederci, stiamo andando velocissimi. Credevo che fosse possibile viaggiare così solo in acqua. Morditi la lingua, miserabile ratto delle dune. Non mi avvicinerò a quella sostanza bagnata e non accetterò che se ne parli sulla mia nave. Ma come, gli squali che non accettano l'acqua? Ma che cazzo di universo è? Cosa? Seriamente? Arr, un vecchio mito afferma che gli squali un tempo vivessero in un grande... com'è che si chiama? Okeno? Osceno? Non lo so, ma non è affatto vero. Come non è affatto vero? Solo il pensiero di bagnarmi la pinna dorsale mi fa rabbrividire dal muso fino alla coda. Brr. Ma poi hanno la testa rivolta verso l'alto, cioè... Sono dei ceppi, guardate come sono dei ceppi, proprio così. Mi fanno ridere in realtà, perché sono tutti che guardano in aria. Sembra che stanno aspettando Gesù Cristo. Buono a sapersi allora. Accetto le basta, Nova. Non tutta la sabbia è terra. E non tutta la terra è sabbia. Sembra che i nostri passeggeri si stiano godendo il viaggio. Metteteci più potenza, equipaggio. Sì, signora. Cioè, con la testa in alto, così, proprio. Fieri. Proprio fieri. Così. Oh, finalmente siamo nell'impero. Che tra l'altro ricordo tantissimo un villaggio tribale. Però è bello, mi piace l'ambientazione così. Tra l'altro gli squali che ripudiano il mare è fighissima come cosa. Eccoci, sempliciotto. Ti sei goduto il viaggio? Molto, grazie. Adesso andiamo dallo squalo al comando. Arr, il capobanco? Si trova nell'edificio al centro della città. Vabbè, qui ci saranno altri personaggi da dover reclutare, immagino. Quindi ora ci facciamo un bel viaggio turistico, una bella esplorazione turistica. E mi sa che là ne vedo già uno, là sotto in fondo. Però parliamo anche un po' con gli NPC, magari mi danno qualche ricetta, mi danno qualcosa. Che ormai ho scoperto che qua dobbiamo parlare praticamente con tutti gli NPC presenti. Ah, là ce n'è un altro forse personaggio. Cos'è, un fabbro quello? No. Oh, un personaggio? Queen. No, non c'è modo che riesca a cavarmela da sola. Oh, forse lei si unisce per trama, però. Ehi, tu, toc toc. Chi è? Un'opportunità. Risponderai alla porta? Dipende. È roba grossa. Oddio, sembra uscita da Hogwarts questa. Forse è un po' troppo grossa per te. Dovrei trovare qualcuno di più forte. Dimentica ciò che ho detto, scusa per averti fatto perdere tempo. Hai idea di cosa si trattasse? No. Propongo di ignorarla e parlare con il capobranco. Con il capobanco, anzi. No, ma a me invece interessa, perché quello è un personaggio reclutabile, quindi... Allora, tu sei un personaggio pure, quindi... infatti. Sì? Come posso aiutarti, figliolo? Che significa? Ti serve qualcuno che rimette in riga le truppe? Beh, hai assolutamente ragione. Allenarsi è importante. Mandare delle truppe inesperte sul campo è come dare la falce al mietitore e chiedergli di dare una spuntatina.
Tu sei in ottima forma, è chiaro che pratichi ciò che predico. Tuttavia, avere la responsabilità delle vite dei tuoi soldati non è da poco. Non lo considererò neppure, finché non mi avrai dimostrato le tue doti al comando. Propongo una simulazione di battaglia. Se vinci, addestrerò le tue truppe. Va bene. Quindi battaglia strategica, battaglia campale. Vediamo cosa sai fare, ok. Puoi impostare le formazioni per ciascuna coppia comandante e vicecomandante e impostare i capitani di unità. Le coppie di... Ah, forse è lui che mi organizza le truppe. E infatti, le coppie di capitani e le squadre di capitani contrassegnate dall'icona di una chiave non possono essere modificate per quella guerra. Sono le abilità dei tuoi alleati che possono aiutare le tue legioni e unità. Quando assegni un alleato a una legione, la sua abilità verrà applicata a quella legione. Queste sono le abilità dei capitani delle unità, che possono attivarsi quando affrontano il nemico. Alcune hanno prerequisiti aggiuntivi per essere attivate. Possono fornire buff, debuff, stordire, attaccare o curare. Sì, ok, questo lo so, che le passive. E... ecco, posso modificare la squadra però. Allora, se io modifico la squadra... Aspetta, però... Allora, dettagli. Incrociato, abilità passiva, migliora notevolmente l'attacco della fanteria. Comando, riduce l'attacco dei nemici adiacenti, non possono muoversi per un turno, migliora notevolmente la resistenza magica della fanteria, che non è male. Ah, ecco, posso cambiare questi? Ok, quelli hanno le passive lì, sì, ok, li sto vedendo ora, ecco, infatti. Mellor, capitano dell'unità. Migliora leggermente l'attacco magico dei maghi. Abilità automatica. Fino a 2 volte danni moderati alle legioni nemiche. Attiva quando la legione nemica è distrutta o ritirata. Migliora leggermente la resistenza magica dei maghi. Fino a 3 volte. Infligge danni minori alle legioni. E poi là sotto invece soldato della Lega che non ha nessuna abilità. Quindi per ora questa unità in realtà la potrei cambiare. E mettere almeno un'unità completa. Tipo questa per esempio che è completa. Migliora leggermente le statistiche dei soldati di tutti i tipi. Possibile attivazione in combattimento. Fino a 2 volte aumenta le difese di tutte le unità. Si attiva dopo lo scontro entro 3 turni. Fino a 2 volte aumenta la difesa. Ok, migliora leggermente le statistiche di tutti i soldati di tutti i tipi. E anche quello. Migliora leggermente le statistiche di tutti i tipi. Questo non sarebbe male. Perché vedi, triplo buff praticamente. Questi invece resistenza magica e difesa fanteria, quindi ok, e attacco fanteria S, ok, loro vanno bene così in realtà. Poi qui c'è il cannone magico, qui ci sono gli arcieri che però non sono full. Ma non ce li ho... Anti-arcieri S, migliora leggermente tutte le statistiche degli arcieri, che non è male. Questo è bloccato perché giustamente è bloccato. Ma te non lo posso mettere il vice. Minchia, tu non ce l'hai il vice però. Vabbè. Va bene, direi che così vanno bene. Allora, unità. Allora, tu. Ok. Va bene. Ah, ok, sono queste tutte e tre le mie unità. Quindi tu sei il mio vice, in poche parole. E loro due sono unità singole. Niente, vabbè, devo per forza iniziare con queste unità. Va bene. Ok, vediamo cosa c'è in ballo. Ah, sei tu, Stadler. Legioni nemiche eliminate, forze alleate eliminate. Vabbè, condizioni abbastanza easy. Ok, tu hai truppe semplici in realtà, quindi non sei un granché. Movimento delle legioni cavalleria meno 1, palude. Quindi cavalleria meno 1. Voi come siete, cavalleria? No, fanti e maghi, fanti e arcieri, cavalleria, cavalleria. Ok, ottimo, quindi voi siete più deboli qua. Va bene, avvicinatevi. Ok,
Ora voi qui avete il rallentamento, quindi a me va benissimo. Allora, comando legione. Quindi qua riduciamo l'attacco. Ok. E non si possono muovere. E in più io faccio aumento a tutto quanto. Qua infliggiamo danni all'unità adiacente. E già sono indeboliti. E noi ci baffiamo. Poi dove si trovano legioni alleate? No. E allora io direi che qua va bene. Comando legione, qua abbiamo fatto tutto. E questi li dobbiamo mandare qui. Allora, spostati qua. Gli altri invece possono stare fermi, perché tanto vengono raggiunti. Esatto, quello sta fermo perché non si può muovere. E ci andiamo noi. Ci pensiamo noi a buttarlo giù. Ah certo, sono avanzato però con una sola unità. Una mezza cazzata ho fatto. È vero, dovevo avanzare con tutti e due. E infatti mi stanno trucidando. Ok, lì li stiamo massacrando invece. E si stanno ritirando loro. Dall'altro lato invece come sta andando? Quasi pareggio. Effettivamente lui lo potrei unire con lo potrei unire anche con Nova volendo. Allora, lui comando legione cosa? Carica, sposto in una zona adiacente dove si trovano legioni alleate. Quindi ecco qua. E adesso siamo praticamente in tre. E allora lui può shottarli, lui questi, quindi va bene. Soccorso. Quindi curiamo. Ok. Arcieri ne abbiamo qui? Maghi? No, non abbiamo arcieri. Quindi è un po' inutile il buff degli arcieri. Tu hai arcieri? Sì. Allora, comando legione, arcieri. Però solo qua lo può fare. Quindi niente, sti cazzi. A meno che posso fare una cosa. E no, non mi conviene. Anzi, facciamo così. Ok, tutte e tre le unità direttamente lì. Via. Ah, minchia, si è unito a loro. Porco Giuda, 3 contro 3 quindi. Male, male. Minchia, questo è un problema. Però dovremmo fare più male adesso noi. Noi siamo buffati, esatto. Perché si attiva il buff. Minchia, la mia unità sta subendo parecchi danni però. Madonna che casino che si è creato. Ok, lì ci siamo ritirati noi, però da quel lato abbiamo vinto, quindi qui li abbiamo sgomberati. Magia più, però noi magia qua non ne abbiamo praticamente. I maghi noi ce li abbiamo qua. Allora, se noi ci spostiamo qua.
Purtroppo, minchia, gli arcieri sono completamente inutili qua. Va bene, andiamo con tutti. Quattro più leggeri non possono stare in attesa. Muoversi attraverso questa zona. Quindi non posso muovermi qua. Ok, allora muoviamoci verso di qua. Oddio, tutti e tre che attaccano Sain, no? Dai, che li ha circondati. Dovrebbero dividersi adesso. No, veramente c'è... c'è veramente un casino di roba da fare qua. È veramente bello. Ma perché proprio riprende... riprende la famiglia di Shuikoden. Quindi anche lì c'era un botto di roba da poter fare. E lo si vede. Lo si vede proprio. Tra l'altro gratis su Game Pass, raga. Cioè, minchia, l'unità di Nowa la stanno buttando giù tra poco. E infatti si è ritirato. Però con Sain sono riuscito ad avanzare. Sain, ritirati. Sain, ritirati. Ok, si sono ritirati. Però, oddio, metà vita. Quindi, oddio, siamo di nuovo in modalità... Ah no, modalità pure l'abbiamo fatta. Allora, tu, comando legione, carica e ti sposti qua. Benissimo. E attivi l'abilità del, degli arcieri. Adesso che ci sono gli arcieri. Ah no, magia più hai? Che era? No, mica, quello degli arcieri era coso. Ah no, maghi, ok, maghi. Sì, magia più. Va benissimo. Noi comandi legioni qua non abbiamo più un cazzo. Abbiamo solo arcieri più, ma gli arcieri non ci servono. Quindi spostati di qua. E tu spostati di qua. Invece voi spostati di qua. E anche voi spostatevi di qua. Però minchia, qualcuno... tu devi attaccare per forza. Almeno in tre dobbiamo attaccare. E facciamo la modalità morale, così subiamo meno danni. Allora, tra il buff e la modalità morale dovremmo aver vinto. Dovremmo riuscire a buttarli giù. Forse perdo la mia unità, però non è un grosso problema. Anzi no, in realtà non sta sopravvivendo. Vedi, l'abbiamo accerchiato in modo corretto. Infatti loro sono debuffati. Al centro ora subiranno danni. Ok, si sta ritirando. Uno si sta ritirando. L'altro è praticamente morto, quello a destra. Comunque lo sconteranno a breve, perché comunque sia, ricordiamo che è un piccolo progetto questo, che per me supera di gran lunga già tantissimi giochi AAA che sono stati spacciati come AAA. Ok, l'abbiamo shottato. Cioè, supera di gran lunga tanti AAA sto gioco, però. È così che si vince una battaglia. Con me al tuo fianco te la caverai anche meglio. Mi hai convinto, addestrerò le tue truppe così bene che la morte stessa rimbalzerà su di loro. Oh, perfetto. Mi chiamo Stadler ed è un onore servirti. Ok, quindi lui è quello che mi farà cambiare le legioni nelle truppe. Che mi farà fare gli arrangiamenti sulle unità, che è una cosa fondamentale per le battaglie campali. Infatti è una cosa che farò molto presto. Perché mi devo fare tutte le... mi devo fare tutte le unità fighe. Oddio, lì c'è un altro personaggio, mi sa, eh? Questo mi sa che è un personaggio. Sì. So,
Udite, udite! La gara di squali scafi avrà presto luogo. È aperta a tutti, perciò tuffatevi a capofitto se ne avete coraggio. Non avete esperienza? Nessun problema, vi insegneremo le basi. Affrontate la sfida più in alta per ottenere la gloria squalica. Che succede qui? Sembra ci sia una gara di squali scafi. È una gara con navi come quella su cui sei salito per arrivare fin qui, ma il percorso sarà più travagliato. Sembra complicato. E quindi questo mi sa che lo dobbiamo battere ad una gara di squali, squelli. Ah! Tu sei di nuovo qua. Bene, bene, bene. Guardati, sei più temprato del solito, vero? Lo vedo nei tuoi occhi. Ascolta, io sono una cacciatrice di lenti. Esploro le rovine in cerca delle lenti grezze. Hai presente quei materiali non lavorati che rilasciano energia magica? Pare che le poche lenti runiche esistenti siano state create da lenti grezze di alta qualità. E di queste ultime non se ne trovano molte, a meno che tu non ti imbatta in un raro tesoro. Ecco come mi guadagno da vivere. Cerco la roba grezza e spero di fare centro trovando lenti lavorate. Intendi le lenti grezze? Ce n'era una nascosta tra le rovine runiche. Come, scusa? Non dirmi che ne hai vista una. Anche se ho sentito che ne hanno disotterrato una a nord. La notizia ha scosso parecchio la comunità di cacciatori. Sei stato tu a trovarla? Può essere? Assurdo. Sapevo che dovevo tenerti d'occhio. Hai del talento, ragazzo. Vuoi aiutarmi col mio prossimo lavoro? È da un po' che ho preso di mira un interessante sito di caccia nel deserto ovest. Il problema è che non credo di farcela da sola. La risposta è sì, giusto? Ottimo. Sarà meglio che vado a noleggiare uno squaliscafo. Ci vediamo al molo? Oddio. Questa è la side quest. Quindi devo reclutarla tramite side quest. Oddio, lì c'è un altro personaggio. Un castoro. Il castoro gigante. Vabbè, certo, se dovete aspettare... Ah, ma questo è il tizio che abbiamo incontrato... Ehi là, anche tu vuoi chiedere aiuto agli squali? Ti è piaciuta la sabbia? Mi piace il profumo del vento qui. Mi ricordo di quella volta in cui ho incontrato la regina ai margini del deserto. Oh, scusa, non credo che i miei racconti nostalgici ti interessino. Questo è il tizio che abbiamo incontrato anche al castello. Beh, Nova, spero che ci rincontreremo ancora. È il tizio che abbiamo incontrato al castello. Questo è una side quest nascosta, mi sa. Oh, questo vuole giocare con i Beyblade? Però tu li avrai fortissimi. Madonna mia. No, scherzavo, a te non ti posso combattere per ora. Comunque sì, se ovviamente state aspettando l'espansione del 14, acquisti, poi tra l'altro quest'estate esce anche l'espansione di Elden Ring, esce il DLC, e tra l'altro io ad Elden Ring dovrei... Cioè non so se voglio continuare con la mia, col mio salvataggio o voglio fare una cosa a parte. Cioè dovrei rifarmi il gioco da capo, ma non credo di arrivarci ormai. Troppo tempo si perde. Cosa posso fare per te? Oh, stai cercando nuovi compagni? Cabana si chiama questo. Beh, devo dirti una cosa. Io e il mio Piba o Paiba desideriamo solo farci un bagno rilassante. Ah, le terme! Se la tua destinazione è una bella sorgente termale, allora ti seguiremo ovunque. E da quello che so, la tua città è una delle acque migliori. Forse giunterò a dargli un'occhiata. Che ne dici, Paiba? Bene, eccoci qui, padre e figlio, pronti a partire. Che ne dici? Perfetto. Oh, che bello quando si reclutano da soli così, senza fare error. Ah, godo. Godo. Ok. E io sono al secondo posto. Non c'è niente di più piacevole che rimanere in ammollo nella vasca d'acqua calda. Ottimo, abbiamo anche le terme adesso. Mi sta già riscaldando. Non ci fermeremo finché ognuno dei tuoi amici non si sarà trasformato in un fanatico delle sorgenti. Quando avrò finito, la tua città avrà la sorgente termale più bella e più attiva di tutto il continente. Che non ho presentato... Ah, ok, ma non me. Il mio nome è Cabana e sono un esperto di sorgenti termali al vostro servizio. Ma sono due personaggi diversi o... No, mi sa che è uno... Ah, sì, è uno solo, è unico. È un personaggio unico. Ok. Ah, godo. Vedi quanto è bello che si reclutano così easy. Gli parli un secondo. Dice, che fai? Vuoi venire? Sì, a posto. Via, andiamo.